Nel 1973 apro uno studio qui a Mantova, una città che non mi ha visto nascere, ma comunque che abito da sempre. Comincia la mia carriera lavorativa con un parallelo continuo proprio fra il design e l'architettura. Allora era un'epoca in cui le cose succedevano così facilmente e da subito lo studio ha avuto l'opportunità di fare tante cose diverse, l'architettura industriale, l'architettura residenziale e il design. Per esempio ho lavorato con Ibano Veggio, mi ha chiamato e mi ha detto: io voglio che tu mi faccia una fabbrica straordinaria. È stato un progetto molto completo, molto articolato, perché ha fatto anche di sedi diverse. Alla fine siamo arrivati anche alla sede della Moto Guzzi. Mi è capitato di interessarmi di automobili, due marchi prestigiosi, Bugatti prima, subito dopo Lotus. Se non avessi avuto la passione per le auto, probabilmente non sarei entrato in certi settori. È una passione che nasce da bambino, era comune a tantissimi. Questo desiderio di velocità ha attraversato generazioni. La collaborazione per fare l'automobile è nata in realtà perché prima ho fatto lo stabilimento dove questa automobile sarebbe nata e che ancora oggi è oggetto di interesse da parte di tante persone. Dare fiducia ai giovani è fondamentale perché possano crescere. E poi la creazione di questa azienda che si chiama Agape. Se all'inizio l'azienda ha concentrato sul mio lavoro di progettista tutta la propria produzione, poi un po' per volta, soprattutto negli ultimi anni, l'azienda si è aperta ad altri confrontandosi e un po' per volta siamo diventati azienda ben conosciuta in tutto il mondo. Dove eravamo non avevamo più spazio per crescere e quindi abbiamo fatto una scelta anche coraggiosa, perché abbiamo individuato un'area a governarlo, abbiamo conservato, diciamo, il carattere proprio rurale delle costruzioni in un'area di lavoro molto tranquilla, molto serena, molto al di fuori delle situazioni tradizionali. Sei in corsa, ti senti solo, sei solo con l'automobile, quindi il mondo esterno non esiste più, no? Insomma, come dire, è proprio un modo di isolarsi. Mantova Creativa esprime lo spirito di aprire la città verso l'innovazione. Sono state fatte tante iniziative,
una delle quali per esempio è quella legata a Piazza Castello, dove sono state inserite delle opere di artisti contemporanei. Abbiamo fatto anche questa cosa che portava a sistemare, ad arredare uno spazio storico come l'appartamento della Rustica, con degli elementi, con dei mobili contemporanei, per creare proprio questo dialogo fra il passato e il presente. Ho avuto dei miei genitori, di mio padre in particolare, una visione sempre propositiva di fare le cose, e indipendentemente da una idea di riscontro immediato. Poter fare delle cose sempre diverse è un'occasione straordinaria per dover mettere in gioco la propria creatività continuamente.